Ciao a tutti amici, benvenuti a questo video, io sono Pimpos e oggi siamo sul nuovo Portal Knights, un gioco molto molto interessante perché intanto tocca per iniziare. È un incrocio tra gioco di ruolo online e Minecraft perché si possono costruire anche delle cose, quindi non vedo l'ora di provarlo. Vediamo un po' se c'è qualcosa, joystick virtuale, aria. Queste sono le impostazioni, velocità telecamera, obiettivi, va bene. Poi che abbiamo? Informazioni, lascia galoppare la fantasia sulle isole vuote, costruisce strutture imponenti con più disparati materiali ed elementi d'arredo. E questo abbiamo, niente, sviluppato e va bene. Andiamo, fiondiamoci subito. Giocatore singolo, multigiocatore, si può giocare anche online, però con connessione locale, quindi col wifi. Quindi se avete amici nella stessa stanza potete giocare insieme, ragazzi, fighissimo. Allora, intanto io sono da solo, quindi andiamo al giocatore singolo. Nuovo personaggio, creiamolo subito. Che carino! Che carino! Il naso che fine ha fatto? Ti è caduto il naso. Allora, maschio, ovviamente. Ok, quella era femmina. Comunque il naso non c'hanno nemmeno. Seleziona una classe. Abbiamo il guerriero. Il guerriero brandisce spade e asce per sconfiggere i suoi nemici nei combattimenti corpo a corpo. Il guerriero può anche usare urla potenti per rafforzare i suoi alleati e indebolire i nemici. Ottimo. Caratteristiche principali: costituzione, aumenta punti salute e forza, aumenta danno corpo a corpo. Poi abbiamo l'arciere, che aumenta agilità, aumenta velocità di movimento e destrezza, aumenta il danno a distanza. E ovviamente il maghetto. Harry Potter in versione miniatura senza occhiali. Fighissimo. Il mago usa bacchette e bastoni magici per sconfiggere i nemici. Ha accesso a un potente arsenale di incantesimi. Principale, caratteristiche principali: saggezza, aumenta punti mana, intelligenza, aumenta danni. Allora, io voglio essere un guerriero. Sono un guerriero ovunque, quindi anche qui facciamo il guerriero. Va bene. Capelli. Facciamo un po'. No, questo no. Questo no. Questo no. E che? Tutti no. Forse era meglio il primo. Sono 29 capigliature, tutte brutte però, oserei dire. Questa, troppo lunghi, effettivamente anche io ce li ho troppo lunghi, me li dovrei tagliare. Forse quello iniziale era... Che cacchio è sta co... Ma come si fa a mettere sta capelli? Forse alle femmine, ma nemmeno. 29. Niente, quella... Forse questa, va, mi lascio questa. Barba, abbiamo il pizza... Che cacchio è un barbone questo, non è che è barba. Ma la bocca! Vabbè, va. Il pizzetto, se c'è, io mi prenderei il pizzetto come ce l'ho io. Solo pizzetto, però. E nemmeno troppo lungo. Troppo lungo questo è, no? No? No, vabbè, niente barba, ho capito. Colore. Colore dei capelli, ce li facciamo blu. Così, alla Final Fantasy. Aspetta, c'è un'altra cosa, aspetta. Qua che c'è? Orecchie. Pure le orecchie, e le orecchie colorate. Ah, però alla faccia, ok. Ah, la versione delle orecchie. Ah, con gli orecchini, senza orecchino. Ok, un orecchino, ma come ce l'ho io. Il 2, anzi, con l'orecchino. E poi che abbiamo qua? Il colore della pelle va bene, non lo so. Questa qua, gialla, no? Questa qua va bene. Poi che abbiamo? Forma degli occhi, o colore degli occhi e bocca. Io lascerei tutto invariato. E poi abbiamo la voce, sentiamo un po'. Questa è la voce 1, voce 2. 3. E qua, no, questa è affemminata la 4. Niente. Lasciamo la prima, va. Nome personaggio, me lo chiedi pure. Salvo Pimps, ovviamente. Ora non me lo fa mettere. Fatto. Me lo crei? Fatto. Livello 1, guerriero. Ottimo. Però qua i vestiti me li potete fare cambiare. Ok, qua che abbiamo? Nuovo personaggio. Ah, posso crearmi più personaggi. No, va bene questo, l'ho creato, usiamolo, no? 3 ore. Nuovo mondo, creiamo un nuovo mondo. Dimensione massima lì dell'isola, normale, isola compatta, requisiti di sistema di base. È grande, più esplorazioni, requisiti di sistema maggiori. Ma sì, dai, sfruttiamo questo MS7, vediamo se ce la fa a gestire un'isola grande, vediamo un po'. Allora, universo 1, grande. Va bene, 0 di 48 che sarebbe però? Boh, non lo so, inizia. Potevo rinominarlo Universo 1. Che nome è Universo 1? Vabbè, potevo rinominarlo. In un tempo ormai dimenticato, la pace e l'unità regnavano nel mondo. Ma venne la frattura che lasciò il regno a pezzi. Bello. Quindi una specie di Minecraft volendo, però con la storia. E ora solo gli antichi portali possono connettere tra loro le terre lontane. Ma vengono custoditi da bramosi spiriti che covano nell'ombra. Ammazzo. Il mondo attende gli eroi che riusciranno a restituire alla luce i portali per riunire il regno nella pace. E io sono uno di questi. Avanti.
Quindi si può giocare fino a 4 giocatori, se non ho capito male, in wifi. Ragazzi, bellissimo. Collinetta dello scudiero. Il problema di sto gioco è che ha l'audio basso, io non sento niente. Capitolo completato. Grafica effettivamente fighissima. Fighissima. Allora, muoviti intorno usando la levetta virtuale. Devo provare effettivamente se c'è possibilità di collegare un joystick. Premi B per saltare. Ok, premo B. Va bene, capito completato. Compito completato. Allora, qui c'è un tizio che svolazza da quella parte. Che faccio? Premo qui. C'è un menu esattamente come Minecraft. Per aprire lo zaino, premi e sposta la pila di pozioni curative piccola nella barra delle azioni. Ok, la sposto qui. Va bene, compito completato, va bene. Poi, che facciamo, tizi? Attacco un nemico con la tua arma, toccando su di essa e premendo A. Aspetta, draghetto, che sta arrivando la tua ora. Vieni qua, che ti ammazzo. Pappagallo, smeraldo. Questo è un nemico, è un pappagallo, però. Ho uscito lo stesso? Meglio così. Vieni qua, pappagallo, ma è arrivata la tua ora. Mamma mia, che spada mi avete dato, di polistirolo. Non mi faccio niente. Scorri virtuale o premi B per evadere. Ok, no, non ne vado, l'ho ucciso già, mi ha rilasciato qualcosa pure. Scheggia di pietra portale blu è un uovo. Poveretto, era incinto pure. Va bene, che facciamo poi? Ho preso tutto. Tocca sui nemici per agganciarli. Ah, devo toccare il nemico. Scorri sul joystick virtuale o premi B per evadere. L'ho ucciso senza agganciare nulla, vale lo stesso? Niente. Andiamo a cercare, che è sta cosa qua? Che sono queste cose? Niente. Andiamo a cercare un altro nemico perché non va... Blocco di terriccio. Perché non mi ha fatto passare la cosa. Adesso andiamo a cercare il nemico. Dove lo cerco un altro nemico? Ma salgo io qua. Funghetti? Ce li possiamo prendere i funghetti? Prendi i funghetti! Funghetti, venite qua! Venite qua! Niente, non li prendo. Ah, ha rotto sta cosa. Cotone, seme di cotone. Ma raccogliamo tutto. Qui ci facciamo la casa. Aspetta, io qua non ho passato la missione perché non ho ucciso un cacchio di pappagallo come diceva lui. Allora, lì abbiamo delle gelatine. Vediamo se riusciamo ad uccidere quelle quantomeno. Saltiamo, tizio. Saltiamo. È proprio a blocchi come Minecraft. Però c'è la storia. Quindi mi piace la cosa. Tocca sui nemici. Tocchiamo il nemico. Io lo tocco il nemico. Ma non è che succede nulla, però. Ok, melma arancione. Vieni qua, melma. Mi ha colpito la pezza di fanga. Morite. Melmacce maledette. Ok, scheggia di pietra portale blu. Tocca sui nemici. Di nuovo. Scorre per evadere. Di nuovo lo devo fare. Vieni qua, gelatina. Gelatina, vieni qua che ti faccio sciogliere. Ti faccio sciogliere come un gelato a 40 gradi. Vieni qua, gelatina arancione. Melma arancione, tutto ammazzo. E perché non me la date qui? Ah, non lo so, devo completarlo più volte. Vieni qua, gelatinaccia. Gelatina. No, non mi colpite però a me. A me dovete lasciarmi integri. Perché sto iniziando a giocare, devo capire come fare. Aspetta, fammi capire qua che devo. Oh, ma vaffanculo. Io premo qui. Oh, che fa? Premo B per evadere. Scorro. Non l'ho capito. Con X. Ok, ora sì, devo uscire dalla battaglia. Perché mi fate uscire dalle battaglie? No, aspetta, qui stanno troppe gelatine. Ci sono qua per i miei gusti. Che facciamo? Oh, che facciamo? Gelatina, vieni qua. Ammazziamo le gelatine. Non mi danno più missioni, però è normale. Ammazziamo gelatine. Ok, mi... Oh, ma qua mi stanno rincorrendo tutte le gelatine di questo mondo, però. Scappiamo. Scappiamo, scappiamo. Ok, che facciamo adesso? Sto morendo. Quindi, che succede? Ripristiniamo l'energia utilizzando la pozione curativa, consumibile 20, 130 di salute. Va bene. Come si usa? Fatto. Fatto. Va bene, e che facciamo? Potenza, grazie, vittoria, saluti, applausi, potenza. Via di scatto del potere. E che ho fatto così? Vabbè, l'obiettivo qual è? Scusami. Qual è l'obiettivo? Ancora non ho capito. Non mi hanno dato più obiettivi qui. Pappagallo, posso ucciderti? Visto che non ho niente da fare, almeno mi diverto ammazzando cose. Vieni, salta, salta, salta. Non posso saltare. Ammazzi il pappagallo. Scendi se hai il coraggio. Scendi se hai il coraggio. Vieni qua. Scendi. Scendi, no, tizio, tizio, un po' più in alto di colpire. Tizio, un po' più in alto. Niente, non ci arriva, è decrepito, non sa usare l'arma. Aspetta, che è sta cosa? Pianto un seme per ciascun albero che abbatti. No, non dobbiamo abbattere alberi qui. Qui dobbiamo ammazzare il pappagallo. Se si fa ammazzare, però. Niente, va, ci rinuncio. Ci rinuncio a ammazzare il pappagallo.
Allora, qui non mi dicono nient'altro da fare. Allora, controlliamo il menu, vediamo se possiamo craftarci qualcosa. Allora, che cosa ci serve? Una picozza? Per fabbricare la picozza ci vogliono 4 blocchi di pietra e 2 di legno. Quindi, alla lascia, banco di lavoro, pietra portale blu. Nessuna ricetta. Qua abbiamo caminette e torce, pozioni varie. Potenzialmente una mia armatura, tanto meno, armi, tanto meno, niente. Possiamo fare una pietra per affilare. Ripristina 400 resistenza a tutti gli oggetti nella barra delle azioni. Niente, ci serve il banco da lavoro allora. Dobbiamo raccogliere 4 legno. Quindi è come Minecraft sostanzialmente. Chi è quello lì sotto? Tizio? Sei amico mio? Chi è questo tizio? Tizio, come salgo qua però? Aspettami, tizio. Tizio, non te ne andare, aspetta. Può essere che mi dà qualche missione da fare. Come saliamo qui? Piazziamo che ho preso qua? Il blocco di terriccio. Ok, piazziamo il blocco. Minecraft in versione cartone. Mi piace effettivamente. Prendiamo la spada. Tizio, hai qualcosa da dirmi? Cyril. Parliamo con Cyril? Cyril? Che mi dici, Cyril? Oh, che è? No, no! Sei un cavaliere guardiano? Puoi aiutarmi? C'ho un mostro nel seminterrato della torre. Non oso più andare laggiù. Puoi andare a prendere il mio tesoro, te lo puoi tenere, meglio nelle tue mani che in quelle del mostro. Accetto. Ah, qui abbiamo proprio delle missioni in stile GDR. Grazie, seminterrato è il mio posto preferito per giocare. Faccio sempre finta di essere di essere un cavaliere guardiano proprio come te. Per favore, salvi il mio tesoro da quel mostro. È nella stanza dietro il mostro. Se lo trovi è meglio se usi la mappa per ritornare nella piattaforma di atterraggio. Grazie. Alla scendo, ah, tranquillo. Rompi la cassa per ottenere la tua ricompensa. Sì, è giù però, giusto? Dobbiamo rompere la cassa. No, non ti butta. Non ti buttare, però, giusto? Non solo lì mi fracasso le gambe, pure qui. Oh, chi è questo mostro, però? Ah, dobbiamo entrare qui dentro, in questo dungeon? Entriamo qui, in questo dungeon. Apri. L'abbatto. Apro con la B. Apro con que. Ok. Salve, mostro. Aspetta, questo è uno scheletro maledetto. Soldato caduto. Vieni qua, soldato caduto. No, tanto tu non mi colpisci perché io sono fighissimo. Sono un guerriero. No, non gli ho fatto fare nulla. Però mi ha colpito. Il maledetto. Mi ha colpito. Ok. Schegge e ossa. Va bene. Allora. Qua abbiamo delle cose da prendere. Si rompono i vasi? Vediamo se si rompono i vasi. Può essere che. Ok. Cuori. Tipo Legend of Zelda. Prendiamo pure i cuori. Che mi servono effettivamente. La pietra per affilare. Rompiamo i vasi. Quindi è un miscuglio tra Minecraft, Legend of Zelda, giochi di ruolo online. Quindi la cosa mi piace moltissimo. Non so voi ragazzi, quindi fatemi sapere nei commenti se volete che lo continui. No, non mi dispiacerebbe effettivamente portarlo nel canale. Ok, abbiamo preso tutto. Possiamo entrare. Entriamo di qua. Chi c'è qua? Ok, siamo arrivati alla cassa. Spero non ci sia qualche altro zombo nascosto da queste parti. Abbiamo degli altri vasi, va. Prendiamoli. Prendiamo, rompiamo tutti i vasi. Pietre, come se non ci fosse un domani. Pietra blu che non prende il tizio. Perché non la prendi, tizio? Abbiamo esaurito qua le cose. Perché non mi prende la pietra blu? Allora, andiamo a rompere quel vaso prima. Rompiamo questo vaso. Rompiamo quest'altro vaso. Quest'altro vaso, va bene. Niente, le pietre blu non le prende. Perché non prende le pietre blu? Posso craftarmi qualcosa con le pietre blu? Che è? Salvo Pimpos livello 1. Lì c'è il boss addirittura. Come su Zelda che abbiamo le chiavi del boss. Ah, questo è il dungeon. Così grande è sto dungeon. Allora, craftiamoci qualcosa con le pietre blu. Posso craftarmi questo blocco? Ma che mi serve, bro? Qualche pozione? No? Non lo so. Craftiamoci questo blocco. Non so a che serve, ma quantomeno utilizziamo sti frammenti qua. Fatto. Obiettivo sbloccato. Manufatto. Ne facciamo un altro. Così. Tanto per non saper né leggere né scrivere. Vediamo se adesso li possiamo prendere. Sono spariti. Oh, meglio così. Meglio così. Che c'è qui? Oh. Che c'è un porcellino? Un topolino. Liberiamo il topolino, tizio. Libera il topolino. Non lo libera. Ok, l'abbiamo liberato. Topo grigio. L'abbiamo catturato, poveretto. Che ci faccio col topo grigio? Rompiamo il vaso. Ok, monete. E pietra per affilare. Ok. Rompiamo altri vasi qui. Rompiamo altri vasi. Ah, quello non è. Non è. No, non lo prendo lo stesso qui, però. Questa non è la mappa del dungeon. Questa è la mappa di tutto il mondo. Quindi c'è tutto questo mondo da esplorare. Fantastico. E noi siamo trova giocatore, mi sono perso. E noi siamo qui, in questa miniera qua. Chissà che cosa ci deve essere qui.
Ragazzi, non vedo l'ora di scoprirlo. Intanto ammazziamo questo vasetto e andiamoci a prendere il tesoro tanto meritato. Apriamoci. No, no, sotto, qui accanto, vai, apri. Compito completato. Che abbiamo trovato? Armature, frammenti, cotone, curatino. L'armatura, l'ho vista l'armatura. Apri la scheda della mappa toccando il pulsante zaino, seleziona la scheda mappa, torna alla piattaforma di atterraggio. Ma avevo visto un'armatura io qua. È impressione mia? Sì, perché effettivamente non ce n'è. Meglio così. Abbiamo preso un po' di frammenti blu e questa pietra rossa. Rubino fiammeggiante grezzo, che credo è un ingrediente. Va bene. Allora, torniamo in superficie. Fatto, teletrasportato fighissimamente. Va bene, è scesa la notte e qua adesso è un problema perché come dormo? Per craftare. Che è sta cotone? Posso craftarmi un letto? No, ovviamente no, perché mi serve il banco da lavoro. Cioè, dobbiamo raccogliere 4 legno. Vediamo se riusciamo a distruggere il legno. Utilizzando la spada, possibilmente. Anzi, no, senza spada. Ok, 2 ceppi di legno, ottimo. Rompiamo questi legnetti di qua senza spada. Vediamo se ci riusciamo. Così ci risparmiamo la spada. Visto che sì, sono precipitato proprio. Qua ci sono pure. Visto che la spada si consuma abbastanza facilmente pure. Che ho fatto qua? Che ho fatto? Ah, ho piazzato i blocchi. Vabbè, va. Rompiamo qua. Posso evitare di utilizzare qualcosa per rompermi il legno? Che dite? Proviamo. Vai, tizio. Rompiti la manica, lo prendiamo. Ok, lo prendiamo. Risparmiamoci la. Ok, 3 ceppi di legno. Dunque, dove costruiamo però questo banco di lavoro? Perché nel momento in cui lo costruiamo, possibilmente lo vorrei anche ritrovare. Possibilmente. Qua c'è queste fiaccole qui mi piacciono, c'è Elise pure qui, non lo so. Qua c'è un portale, una specie di portale, non lo so. Vabbè, per adesso lo facciamo qui, va, per adesso vediamo un po' come funziona tutto questo ambaraban. Craftiamoci il banco di lavoro, fabbrichiamo, prendiamolo, va bene. Come si piazza? Lo equipaggio così. Lo seleziono e clicco ovunque. Va bene, dai, lo mettiamo qua per adesso. Vediamo un po'. Piazza qua, tizio. Va bene. Possiamo utilizzarlo per craftarci. Io vorrei il letto. Panno di cotone. No. Blocco di legno rifinito, no. Pietra portale blu, no. Tavolo, incudine, altare, banco, guardia della protezione, fornace, scrigna. Niente, niente lei. I letti non ci sono proprio qua. Tavolo da disegno. Postazione, niente, scrigno, fornace, altare. Qua le armi, qua tutte le varie armature, le abilità non ne abbiamo, niente, allora non sono previsti letti. Potenzia, si può potenziare anche il banco di lavoro, ottiene ulteriori formule, però in questo gioco allora non sono previsti letti. Va bene, quindi si può giocare anche di notte, al contrario di Minecraft. Va bene, allora spero che il gioco abbia salvato da solo. Lo spero vivamente. Quindi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se questo gioco vi piace e se volete portati altri video. Al solito, quindi, se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Vi ricordo di seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i social, trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto, al prossimo video! Oggi terminiamo la domenica Horror Recon The Evil Within 2. Siamo al capitolo 6. Dobbiamo che cosa? Raggiungere il midollo, mi sembra. Trovare l'uscita D5 passando dal midollo.